Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati su Mr. Prepper, cioè il signor Peppe. Come al solito io sono Amoro Schvidal, benvenuti in questo nuovissimo video. Amici, continuiamo la nostra avventura là dove l'avevamo lasciato, ma vi ricordo di supportare questa serie, questo canale, che non prende neanche un euro, con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Amici, c'è un sacco di roba da fare, quindi andiamo subitissimo in game. Oh, eccoci qua in game, amici. Allora, sono andato avanti di un giorno, giusto per... e vi faccio vedere. Alla fine ho fatto pochissime cose, non degne di nota, ma oggi arriva la gente. Quindi bisogna fare un sacco di robe prima che arrivi, in maniera tale che usiamo questo tempo qua, appunto, per fare delle cose che altrimenti dopo, essendo che non possiamo andare in giro, almeno le utilizziamo qua. Ah, siamo già troppo pesanti. Va bene. Allora facciamo una cosa, andiamo subito sotto qua. Allora, qua le piante di guaranà stanno bene. Tra l'altro possiamo raccoglierle, possiamo vendere le cose. Il vantaggio delle piante di guaranà rispetto alle altre è che è vero che possiamo fare le cose, ma possiamo anche venderle e la pianta rimane lo stesso, la stessa, quindi non dobbiamo seminare. E questo è un grande vantaggio. Qua raccogliamo, qua raccogliamo. Non abbiamo più semi di questo, quindi... via di semi. L'altra cosa che volevo fare prima che arriva lui, adesso proviamo a farla, è fare una stanza sotto che ci può permettere di piantare altre piante. Non sarebbe male. Ora a questo punto andiamo qua, apriamo questo. Qua abbiamo da dar via questo che l'ho raccolto nella foresta, questo via, questo ce lo mangiamo, questo dentro, questo fuori, questo dentro. Perfetto. Qua riceviamo, raccogli, afferra anche questo e troppo pesante, afferra, però va bene. Apriamo qua, quindi dentro abbiamo due semi di carote qua, non male, che è molto interessante, due semi di carota è buono. Mettiamo via questo, ok, a questo punto andiamo qua. Facciamo subito uno scomponi di questo, del tronco che ho trovato nella foresta, e dobbiamo tornarci nella foresta, attenzione. Scomponiamo anche questo, molto bene, li mettiamo... No, torna qua, prendili, stavolta non mi freghi, li mettiamo via, assolutissimamente, qua posso raccogliere, no, però va bene, vai qua. Sa quando arriva la gente, intanto lavoriamo, che male non fa. Ok, andiamo sopra qua, andiamo da questa parte qua, a questo punto qua dovremmo riuscire a questo punto ad afferrarli, vediamo un po', afferra, sì, ok, molto bene, poi andiamo nell'inventario del personaggio e scarichiamo sta roba qua, anzi in realtà questa possiamo tenerla qua, è un po' rotta, ma chi se ne frega, c'è un tasto che fa disarmare l'arma, ma non mi ricordo mai qual è. E che cavolo, non mi ricordo mai... Vabbè, fa niente, spostiamo nell'inventario. Non mi ricordo mai qual è, quindi va bene. Chi se ne frega, la spostiamo qua nell'inventario. Ok, anche il piccone magari. Anche il piccone? Dai, forza, forza, Mr. Peppe, insomma. Oh, così almeno non ci trova niente. Qua potremmo buttarla via la mazza. Anzi, le due mazze dovremmo buttarle via qua. Ma le butteremo. Ora, la gente non si vede ancora. L'altra cosa che possiamo fare... assolutissimamente è costruire da questa parte qua, che non sarebbe male. Ok, qua possiamo costruire l'altra parte, cioè voglio fare una serra sotto qua, assolutissimamente una serra sotto qua, serra sotto qua che ci servirà poi per mettere altre colture. E qua teniamo magari tutto il guaranà, qua sotto possiamo mettere altre colture, che non sarebbe male come cosa. Ora, abbiamo forse ancora addosso i semi? Vediamo un po', non credo di averli messi via. Comunque, lui è stanco a bestia, come sempre. Quando mai non sei stanco? Pianta. Ok, pianta anche questo. Qua, vai sopra, ecco che piove. Recuperiamo due di questo, vediamo se arriva.
attualmente non sta arrivando, quindi ce la potremmo fare. Separa, sì, adesso vai a riposarti, non ti preoccupare, adesso vai a riposarti, vai a dare acqua qua se ce la fai. La gente, attenzione, torniamo su, sì, adesso arrivo, copriamo qua, detto, copri, ok, facciamolo entrare. A posto, non c'è niente, agente, signora agente. Appena va via la gente andiamo a dormire un attimino. Non dovrebbe tornare niente perché ci siamo tolti tutti. Qua abbiamo tolto tutto. Quindi qua abbiamo coperto. Questo l'abbiamo coperto, quindi in teoria siamo a posto. Parliamo di obiettivi intanto che lui fa il giro. Dobbiamo riparare la funivia e la foresta. Dobbiamo fare tutto il livello 3 della foresta. Dobbiamo portare la giacca a Bob. E poi riparare la funivia a livello 4 della foresta. E poi dobbiamo trovare il contatore Geiger. Insomma, c'è un sacco di roba da fare. Molte cose riusciremo a farle però da questa parte qua. Ok, consumo. Ok, c'è un consumo medio giornaliero di acqua un po' alto. Va bene, quindi dobbiamo mettere più cose qua. Ma non ha trovato niente. Controlla 6 consumo di acqua al giorno dall'ultima visita. Ok, ci dice che stiamo consumando un po'. Sostanzialmente ci dice così. Attenzione, riposiamo un attimo, giusto 2 secondi. Bisogna fare più bidoni allora. Vai, riposati 2 secondi giusto per tirar su un attimo. Ok, vai subito. Ok, ne mettiamo uno qua, vai. Uno lo mettiamo qua, vai. Uno lo mettiamo qua, vai. Uno lo mettiamo qua, vai. Ok, poi scendiamo qua, scopriamo questo, vai. Adesso lo mandiamo a riposarsi ancora. Diamo acqua qua. Assolutissimamente. Qua serve acqua. Oh, mettiamo via queste robe qua. Abbiamo l'inventario quasi vuoto. Quasi, dico. Ho bisogno di... Ah, non l'avevamo presa da qua là. Dai, signor Peppe, t'avevo detto di prenderla. Ma signor Peppe è ridicolo però. È veramente ridicolo. Non... Dai, signor Peppe. Dai, prendi quest'acqua, mi fai fare 50 volte la strada, abbiamo già poco tempo, tu devi dormire. Dai, signor Peppe, faccia il bravo, insomma. Allora, mettiamo l'acqua qua. Vai, apriamo qua. A questo punto, qua possiamo metterci dentro, dovremmo avere la terra, sì, è così. Alla grande, qua possiamo commerciare con... Allora, vi avevo chiesto della plastica, in realtà la plastica è Sergei. Cioè, la plastica è il signor Sergei, quindi al signor Sergei bisogna vendere la plastica, aumentare, cioè vendere la plastica, vendere, per così aumentiamo un po' il suo livello di fiducia e in teoria ci dovrebbe sbloccare la plastica. Questo è l'idea. Ora, non serve che siamo a manetta, già qua potrebbe bastare. Ok, quello che bisogna fare però è fare un'altra mazza, perché una mazza è totalmente disfatta. Serve del legno, quanto che non l'ho guardato, ma non... 5 di legno, ok. L'ostino intanto è arrivato, adesso andiamo in foresta, non ti preoccupare. Allora, separa 5 di legno, dai, prendiamoli giusti. Ok, 5, vai. Ok, con vai 5 di legno, qua crea una bella mazza da baseball, costruisci. Olè. Sì, postino, stai lì a aspettare, non ti preoccupare. Ok, qua. Lasciamo qua, raccogliamo questa, direi. Vai. Ricevi, quindi l'acqua del rubinetto, usiamola solo se serve. Altrimenti qualcuno si potrebbe arrabbiare. Noi intanto che abbiamo questa, l'altra non la tiriamo su. Oh, là. Abbiamo già 2 di quella, perché non ce lo vende tutta. Ok, andiamo un attimo qua, buttiamo via le 2 mazze, quelle schifose rotte, dovremmo riuscire in teoria. Mettiamo questa e mettiamo questa. Ok, personaggio, inventario del personaggio, mettiamo sul caschetto questo e questo, perfetto, è la Q, cambiamo l'arma, va bene. Andiamo qua, commercio, guardate quante cose bisogna fare. Ok, ci prendiamo i dindini, siamo a 31, che bello. Utilizziamo questo, guardate che bello rosso quando è, quando ovviamente bello rosso di notte. Anche di giorno si vede, ma in realtà anche di notte. Ora, dobbiamo andare al livello 3 qua, perché bisogna esplorare la foresta e vorrei esplorarla un po' e vediamo di raccattare qualcosa. Perché tipo, vedete, qua c'è già roba.
E infatti ci sono dei soldini, che male non fa. Ci sono questi qua, molto bene, quindi non ci sono i lì ribes, lì i mirtilli, ma ci sono questi. E non è male, perché non è male. Stavo grippando mentre ho detto male. Perché alla fine questi li possiamo vendere. Una volta al giorno, massimo 10 abbiamo visto, però tant'è, è una fonte di cibo. Ok, qua c'è la caccia, qua ci dice sostanzialmente che qua si cacciano questi qua, ci dovrebbero essere anche lupi. Quindi attenzione, anzi facciamo una cosa, questi qua si possono mangiare, sì. Allora, mangiamoli un attimo per recuperare un po' di energia, tanto ne dovremmo trovare altri. Però vedo già i lupi in fondo. I cavoli. Sento già che non sarà facile sta foresta, anzi. Sarà bella incasinata e sicuramente la mazza non è che le cose migliori. Devo imparare a parare, che non mi ricordo più come si fa. Non credo di averlo mai fatto, tra l'altro. Però va bene. Ok, qua abbiamo un altro. Sempre... Ok, sì, sì, non cacciare, bla 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 bla. Allora, afferriamo questo. Andiamo da questa parte qua, questa volta. Qua si va in mezzo, ma dobbiamo afferrare altre cose. Cerbiatto. Per ora tutto tranquillo. Bisogna vedere se ci sono altre cose. Guardate qua. Assolutamente sì. Legno ci serve. Anche perché poi possiamo costruire. Abbiamo visto. C'è un lupo. Via. C'è un lupo. Via. Perché possiamo costruire tavoli, sedie e quant'altro che possono essere utili. Ora andiamo dentro qua, sperando che non ci sia nessuno. Ecco, infatti. Maledetto lupo. Non mi toccare, maledetto. Bene, lupo è stato facile da far fuori, almeno questo. Afferriamo questo, che se andiamo fuori di vita possiamo recuperare in fretta. Abbiamo anche la bevanda energetica, non dietro, ma mi devo ricordare di portarne dietro una, perché ci ammazza la fatica. Ah, sei di queste. Misero bottino. Veramente un misero bottino. Qua invece si fa interessante. Anche questo si fa interessante. Afferriamo, qua c'è un altro, bello nascosto. Guaranà, pala. Talmente tanti che ne mangio qualcuno. Ma così pochi ci dà di guaranà. Dovreste andare a dormire. Ma con calma, cioè non è che... Tra un po' vado a dormire. Tra un po' vado... Ah, è perché... Ma che cavolo. Purtroppo sapete che cosa? Ma quanto mi dà di guaranà? Uno. Ok, sapete cosa? Siamo vicini alle 2 di notte. E infatti qua lui è... Ok, usa. Sì, andiamo a dormire, poi ci torniamo qua, ci facciamo tutti i livellini, tanto abbiamo già tirato sulle cose. Allora, vai pure a dormire, che sennò dopo scassi le scatole. Vai subito a dormire, fantastico. Dobbiamo vedere, adesso guardiamo, quando arriva ancora la gente. Perché è importante sapere quando arriva la gente. Vediamo un po'. Allora, qua c'è un blackout. Benissimo, quindi non va più una mazza. Però noi abbiamo, per fortuna, il generatore. Generatore come va? Va a legno? Ok, questo è il blackout. L'elettricità è stata interrotta. Va bene. E infatti non va più una stramaledetta mazza. Ora, facciamo una cosa. Andiamo giù qua. E ovviamente le piante non crescono e quant'altro, questo è abbastanza chiaro. Ora però qua abbiamo il generatore. Ma con che cosa va? Ah, giustamente ha bisogno di legna. Va bene, ce l'abbiamo la legna, guarda. Separa. Mettiamogliene uno, giusto per vedere. Ok, uno di legna, vai. Ricarica. Questo parte a manetta. Ok, qua c'è spegni e ricarica. Sta andando, ma non sta andando una mazza. Scusa, lo spegni, credo. Accensione, ispeziona. Un'ottima fonte di sovraccarico, non abbastanza potenza. Costruire un generatore o spegnere qualcosa. Ah, ok, c'è un sovraccarico. Ma perché? E quindi se spengo qua, ad esempio, queste luci qui, proviamo. E fa schifo sto generatore. È veramente schifoso sto generatore. Cioè, spegni. Forse qua riusciamo a vedere, però. Scatola elettrica, ispeziona.
Tra l'altro abbiamo già spento tutto. Spegniamo tutto qua. Però non vedo l'energia. Al frigo, cavolo. E che cavolo, però come funziona sto generatore, maledetto? Guardate, sta andando al macero tutto praticamente. Cavoli. Va bene, va bene. Allora adesso. Vabbè, dai, riceviamo qua l'acqua. Apriamo questo, ci prendiamo questo. Ah, non possiamo neanche cucinare. Ah, che scatole, ragazzi. Che scatole. Che scatole, ragazzi. Qua andrà tutto a male. Se non capiamo come funziona, qua sta andando. Forse ne dovrei fare un altro. Sti cavoli. Vediamo il generatore dov'è. Allora, generatore, dove sei? Dov'è? Ho perso il generatore. Dove cavolo è il generatore qua? Generatore. Serve 12 di metallo. Lo possiamo fare tranquillamente. Vai qua. No, qua, apri qua. Sotto. Dai, apri, mamma mia, signor Peppe, se sei lento. Ma qua non c'è manco un metallo. Qua sì, però. Ah, c'era già il metallo pronto per là, ma tant'è che li prendiamo e chi se ne frega. Crea. Bel generatorino a vapore. Vai, costruisci. Vediamo se uno basta. Spero di sì. E qua l'energia non è chiaro questo. Forse siamo in sovrano. Però ho spento un po' di roba. Cioè, ho un generatore che fa schifo, che non funziona una mazza. Però mi sembra strano. Ora, sì, signor Peppe, se ti sposti un attimo. Mettiamo un altro qua. Ok, ricarica. Ricarica, non ho legna. Sì, adesso facciamo tutto. Stai tranquillo. Mamma mia. Vai. Ricarica. Ah, non l'ho presa la legna. Allora sono io, signor Peppe. Allora. No, è lei, è sempre lei il problema, signor Peppe, si ricordi. Oh, si è riacceso tutto, fantastico. Fantastico. Ok, vediamo l'energia. Ma qua non si capisce veramente. Comunque è ripartito il frigo, il che va benissimo. Possiamo anche cucinare, il che va meglio ancora. Perché qua sta andando male questo. E io vorrei almeno cucinare un po' di questi. Quanti? Il più possibile. Assolutissimamente. Meno male che abbiamo quel generatore lì. Non ho idea di quanto consumi. Però due di generatore servirebbero addirittura tre per star tranquilli, proprio tranquilli, tranquilli, tranquilli. Adesso lui ha anche sonno, giustamente. E pareva. Allora, apriamo qua. Dentro questo, anzi, mangiamo. Ok, qua via. Sei abbastanza. Sì, bisogno di riposare. Adesso riposiamo. Ne mangiamo uno, ne mangiamo due, separiamo due. Li mettiamo qua, questo non si può, infatti. Adesso riposiamo, adesso riposi, vai a riposarti. Sì, fai un breve. Mamma mia, che scassa scatole sto signor Peppe. Dai, ok. Che cavolo, dai, che io voglio andare là, voglio fare altre robe, signor Peppe. Non è che devo star qua per te a rompermi le scatole. Maledetto signor Peppe, prendi qua, sei me ne servono. Prendili tutti, dai, va bene, dai, dai, acqua qua, dai, su, signor Peppe, veloce. Qua possiamo accendere. Magari la luce sì. Dai, acqua qua. Qua raccogli. Qua un po' d'acqua. Qua acqua. Qua raccogli. Vedete, le carote sono già pronte. In un giorno prepariamo le carote. Cioè, fantastico. Commerciamo. E vendiamo a Jenny, ovviamente, il guaranà. Male non fa, e facciamo anche la rima. Sono venduti anche i mirtilli, tra l'altro, ma comunque anche le carote, ma ce le paga poco. Ok, qua invece ci servono assolutissimamente tre di carote come minimo. Commerciamo, perfetto. Invece a Sergei, guardate, dobbiamo arrivare al livello 4 e io gli comprerei questo, che abbiamo il vetro che sicuramente servirà, perché il metallo non ce ne frega niente e magari costa tanto. Facciamo due di questo, commercia, vedete, sale, un po' per giorno sale questo. E male non fa, perché se sale va bene, se sale va ultra bene. Via questo, apriamo qua, via le carote. Ok, molto bene, qua piove, riceviamo l'acqua. Non ancora pronto, a me sembra pronto, infatti.
Ah, cavolo, signor Peppe, lei è lento, è lento, è lento. Qua ha venduto le mazze, sì, cioè ha venduto. Buttato le mazze. Noi ci siamo ripuliti l'inventario. Qua è a posto. Qua lo rimettiamo un attimo in ordine. Andiamo un attimo a riposare, direi. Oh, e vediamo tra un po'. Allora, voglio andare in foresta e da Bob. Quindi direi qua. Separa. 4. Non dovrebbero pesare tanto. Infatti, non pesano tantissimo. Non so quanto. Forse 2 è più che sufficiente. Qua, questo. Ok, grazie. Allora, facciamo una cosa, scarichiamone 2, perché tanto 4 è troppo. Separa 2, mettilo qua. Ok, alla grande. Qua, senza andar giù. Qua ci mettiamo assolutissimamente questo. Poi li divido dopo. Questo. E basta. Qua apriamo e ci mettiamo la letterina qua. Questi stanno andando buoni per poi per una futura vendita e via. Andiamo da Bob a questo punto. Bob in miniera, poi torniamo alla foresta se abbiamo ancora tempo, ma credo di sì. Allora, Bob è a livello 1. Quindi ci interessa poco. Nel senso che andiamo a livello 1. E poi non mi ricordo dove era. Era a livello 1, ma non mi ricordo dove. Quindi scendiamo. Sicuramente non era qua. Oh, qua c'era una bella. Ma qua. Cavolo. E questo? Ma c'è una roccia qui. Formiamoci di. Maledetti, muori. Questi non riesco mai a prenderli. Bestiale. Funghi. Li tiriamo su. Ma qua non eravamo. Sì, eravamo già andati, ma. Avevamo già rotto queste. Cioè, mi sta dicendo che le rocce spawnano come una pianta. Poi non possiamo fare niente, ok. Scendi ancora. Non mi ricordo assolutissimamente dov'era Bob. Era a livello 1, ma non mi ricordo assolutissimamente. Ah, era qua. No, era qua. Eiamo, era subito qua Bob, è dentro qui Bob. Facile ancora. Era proprio dentro qui. Usa. Andiamo da Bob, gli diamo il giubbotto, così ci liberiamo anche un po' l'inventario di una cosa. Eccolo qua. Bob, parla. Oh, ehi, ti sembra tutto per caso? Oh, peccato, per favore, non dimenticartene. Sì, guarda, ce l'ho qua. Eccolo qua, dare. Ehi, Prepper, signor Peppe. Hai la mia giacca, grande, oh amico, ho davvero bisogno di lavarlo ora. Era in un posto molto pericoloso. È abbastanza, c'erano davvero alcuni organismi in giro, se è di questo che mi chiedi. Lui se l'è messa. Vedo bene, ti meriti. No, vedo bene, non vedo bene, nel senso che vedo bene. Vedo. Ti meriti una ricompensa. Qui in una delle tasche c'è un revolver. Puoi prenderlo, potrebbe tornare utile durante le tue gite turistiche. Tuttavia è rotto, ma conosco una persona che potrebbe essere in grado di ripararlo. Vai alla discarica nel deserto, quindi nuovo cosa. Di notte lo incontrerai, è anche uno di quelli consapevoli, ma tieni presente che ha altri problemi. Molto bene, abbiamo la discarica sbloccata, alla grande proprio. Come tutti noi, grazie per la pistola e per il consiglio. Come tutti noi, stai attento. Posso chiederti un altro favore? Spara. Ultimamente ho lottato un po' per aggirare la miniera. All'inizio ho pensato che fosse il solito, sai, le cose diventano sfocate a causa dei problemi di sonno e concentrazione. Ma no, sembra che sia solo la mia vista che sta peggiorando. E dal momento che, sai, il governo è cambiato, non abbiamo un ottico in città, visti tanti posti, potresti trovare gli occhiali per me? Ok, vedrò cosa fare. Prova gli occhiali di Bob. Ok, non è che Bob qua come il libro avevi il contatore Geiger, no, eh? Sembrerebbe di no. Vediamo un po', commerciamo. Bob, tu hai le solite cose, giustamente. E tra l'altro, potremmo comprare il poster di Eradicator. Sarebbe bello Bob, ma niente. Ok, allora, molto bene, ci ha sbloccato una nuova cosa, fantastico. Tutto ciò è fantastico. Adesso andiamo all'entrata. Vai, ci prendiamo la bomba. Abbiamo un revolver rotto. Ci dice di andare al deserto, quindi potremmo
potremmo anche andare al deserto. Andiamo qua, apriamo questo, ci beviamo una bomba, questa. Oh là, alla grande, 22-21, è ancora presto, direi, quindi niente foresta. A questo punto mandiamo qua alla discarica, visto che è un posto nuovo, mi piacerebbe andarci. Eccolo qua, discarica, nel deserto. È un tizio che assomiglia a Bob, ma è giù. Ringhio il cane. O forse è Ringhio che fa Ringhio. Ehi, chi c'è? Ciao, sono Prepper, sono un amico. Bob mi ha mandato qui. Ah, Bob, quel vecchio mascalzone. Cosa sta combinando in questi giorni? Continua a scavare. Minatore, se si può chiamare così. Se si ha un pensiera, un pensiero, si deve procedere con quel pensiero. Cioè, qua c'è una parola, ci sono 40 errori. È bene che stia in una miniera. Dovrebbe essere sicuro laggiù dalle scemi chimiche, dal ronzio e dalle onde che controllano la mente. Ciao. Complottista, grandissimo, vabbè. Un grandissimo complottista, mi sembra lui, tra l'altro. Va bene, quindi Bob ha detto che stavi riparando armi, tra le altre cose. Ho un revolver rotto, puoi dargli un'occhiata? Vediamo il revolver che è qua. Dare. Sì, certo, ma posso chiederti una cosa in cambio? Spara, vedrò cosa posso fare. Quindi, come spiegarlo? Con tutte le onde che si avvicinano, ho pensato di poter installare un po' di protezione nella mia piccola baracca e magari avere anche qualche protezione personale indossabile. Quindi vuoi che io? Beh, visto che so che sono le onde, voglio che tu mi porti della carta stagnola, almeno quanto basta per rivestirmi la mia baracca. Ah, giusto, carta stagnola, protezione universale e controllo mentale, avrei dovuto indovinare. Hai capito, è fantastico. Certo, ora prima di andare a cercare la carta stagnola, un'altra cosa, ho notato che delle macchine qui intorno. Hai qualcosa che si avvicina a una condizione di lavoro in modo che io possa provare a farlo funzionare? Perché lo faccio? Sentiti libero di dare un'occhiata e provare, se riesci a ripararne uno è tuo. Oh, e comunque se hai bisogno di scambiare qualcosa, il nostro solito modo di Murricaville, sono aperto, ok, quindi fa anche scambi. Ho carburante, rottami metallici e munizioni, sai, le solite cose nella discarica. Perfetto, grazie mille, allora dopo. Vediamo l'Aaron, zio. Joe sbloccato. Ok, qua possiamo parlare, ovviamente. Hai dei materiali? No, non ho niente, non so. Bisogna di guardarmi ancora un po' attorno. Per favore fallo, sento che le onde stanno peggiorando ultimamente. Abbiamo il commercio, e quindi lui... Possiamo comprare la granata carburante, l'ascia, non male. Quindi l'ascia potremmo... Sai cosa si dice delle asce? Esatto, sono buone per tagliare, ok. E lui... Cioè, incredibile. Possiamo vendergli tutta sta scarti, telefono, radio, ascia, piccone, fucile. Adesso un fucile me lo tengo. Ora, riparare. Che cavolo ha fatto? È sparita. Riparare, cosa fa? Ah, ok, questa funziona. 20 di metallo per riparare sta macchina. Potremmo già ripararla in realtà. Non so che nesso abbia a riparare, ma io direi di vederlo subito, visto che abbiamo ancora tempo. O magari la foresta ci andiamo nella prossima puntata, a questo punto, a finire di esplorarla. Ma già che siamo qua, commercio. Jenny. Ah, ok, Jenny non abbiamo niente. Possiamo comprare ancora da... Sergei non ci fa comprare questo, quindi assolutissimamente inutile. Andiamo qua, recuperiamo il metallo. Dovreste andare a dormire. Sì, tra un po' vado a dormire, stai tranquillo. Vorrei riparare prima qua. Allora, ci ha detto 20 di metallo, giusto? Sì. Allora, questo lo mettiamo via. Qua apriamo, 20 di metallo. È esattamente questo. Separiamo 20 di metallo. Vai, 20 di metallo. Ok, questi servivano per fare il razzo, ma tant'è. Male non fa utilizzarli adesso. Ok, mangiamo qualcosa. Questo lo possiamo anche non bere. Torniamo su. 20 di metallo. Voglio subito provare quella cosa lì. Sicuramente, voglio subito provarlo. Il tempo sta scadendo, ma dovremmo farcela, in teoria. Se tutto va bene. Vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce. Vai veloce qua. Una è sparita comunque. Non è che me la sono fumata io. 20 di metallo. Vai. 20 di metallo. Ripara. Ah, ci mette del tempo. Cavolo. Ok. Bisogno di riparare un po'. Niente. Ah, me le ha ridati. Ok, va bene.
Niente, andremo il giorno dopo a riparare. Giustamente ci mette del tempo, quindi ha poco senso riparare adesso. Non ce la faremmo e soprattutto non riusciremo ad arrivare nel limite massimo. Sì, adesso andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Allora, amici, vi dico che per questa puntata è tutto. Supportate questa serie con un bel mi piace. Andremo avanti con le missioni. Abbiamo tanta roba da fare, compreso il razzo. Un sacco di roba, però supportate con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amorice è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video e anche dal signor Peppe. Ciao a tutti!